Anch'io parto ringraziando il Presidente Bonaccini per essere venuto in aula a riferire. Chiaramente le informazioni che ad oggi sono disponibili sia alla Giunta che poi chiaramente sono state girate rispettando la nostra richiesta anche a noi consiglieri. Diciamo che quando arriva una troupe televisiva in Regione, purtroppo ne abbiamo già avuto esperienza poco tempo fa, il caos, i primi minuti regna sovrano e iniziano a girare insomma voci tra regolamenti di conti interni alla maggioranza piuttosto che tentativi di messa a tacere all'interno dell'IBC di persone non esattamente in linea con le idee politiche di questo governo, però chiaramente noi abbiamo voluto invece analizzare quella che è la situazione e agire secondo le responsabilità. Ne è venuto fuori una sorta quasi di diagramma d'albero, partendo dalle responsabilità del singolo dipendente che pare, o dei singoli dipendenti che pare appunto non abbiano rispettato quelli che sono i loro doveri, appunto timbrando questi cartellini e poi forse uscendo a farsi gli affari propri, è una responsabilità chiaramente riconducibile a chi dovrebbe controllare che questi fenomeni all'interno della Regione, degli istituti collegati alla Regione, non debbano accadere. Andiamo con ordine. Il rispetto del singolo. Chiaramente concordiamo sull'etica che ogni singolo dipendente debba avere all'interno della Regione, che noi primi dobbiamo rispettare, noi primi rappresentanti dei cittadini all'interno di questa istituzione. Si pone però un problema anche relativo a quello che è l'evoluzione del mondo lavorativo e che quindi anche la nostra Regione insomma, in una qualche maniera dovrebbe rispettare. E questa potrebbe essere eventualmente anche la dimostrazione che forse la nostra Regione non è esattamente al passo coi tempi. Mi spiego meglio. Abbiamo guardato questo avvenimento da un punto di vista della valutazione del dipendente. E allora, nel momento in cui si verifica una situazione simile, i casi potrebbero essere due. Se quel dipendente in passato ha avuto una valutazione rispetto alle proprie prestazioni lavorative pari, ad esempio, al 100%, allora i casi sono due. O questo dipendente è estremamente bravo, per cui in pochissimo tempo riesce a fare lo stesso lavoro che fanno gli altri, oppure questo dipendente effettivamente rientra tra la categoria insomma, dei cosiddetti furbetti del cartellino, come vengono spesso nominati dagli organi comunicativi, dai media. Nel primo caso c'è un problema chiaramente di valutazione degli strumenti lavorativi. Significa che la mera timbratura, il rispetto ingessato degli orari, non è più in linea con quello che è oggi l'ambito lavorativo, perché io potrei timbrare puntualmente e starmene a scaldare la sedia tutto il giorno, così come potrei invece svolgere un lavoro eccellente, essere responsabile sul mio lavoro, magari sono bravissimo e riesco a fare in due ore quello che gli altri fanno in otto. Abbiamo trovato anche un progetto della Regione rispetto allo smart work. Bene, gradiremmo che questi progetti non rimanessero solo parole scritte nero su bianco per magari vantarsi di un'evoluzione, ma venissero effettivamente applicati, perché nel caso in cui si verificasse la prima ipotesi, cioè quella del lavoratore con particolari capacità, forse un progetto del genere di responsabilizzazione non legato a orari fissi sarebbe effettivamente da mettere in pratica. Qualora invece si verifichi il fatto che questi dipendenti fossero effettivamente dei furbi che hanno cercato di timbrare e poi andare a fare attività ovviamente non inerenti all'ambito lavorativo, c'è un problema di responsabilità e quindi c'è un problema anche legato a tutta la classe dirigenziale di questa Regione che, secondo i dati forniti dal Servizio Gestione e Amministrazione riferiti al 2014, nessuno dei dirigenti della Regione ha oggi meno di 46 anni, l'età media è di 58, gli ultra 58enni sono ben più della metà, 54 su 118 hanno 60 anni o più. L'anzianità anagrafica non si abbassa se si considera il sottinsieme dei dirigenti a tempo determinato, mentre la loro anzianità di servizio è pari in media a 19 anni, segno che hanno finito per rappresentare una componente della dirigenza regionale stabile quanto quella con contratto a tempo indeterminato. E questo è il paragrafo che si chiama Carriere immobili e ristabilire il criterio di rotazione del rapporto vassallo. Una parte di rotazione è stata effettuata effettivamente nel 2016 dalla Regione Emilia-Romagna, ma questa rotazione non ha coinvolto l'IBC. Quindi
chiaramente chiediamo che i criteri di rotazione, i criteri anche di rinnovamento e di merito della classe dirigente debbano essere rispettati, soprattutto appunto parliamo di merito, e il merito sta anche ovviamente quando si è a capo di una struttura nel saper gestire in maniera corretta, oggettiva e scevra ovviamente da eventuali legami politici o di potere la struttura sottostante. Questo ci auguriamo, ringrazio il Presidente nuovamente per essere intervenuto, mi auguro che quello che ci ha riferito oggi venga messo presto in atto. Grazie.